Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Eleonora e oggi faccio un altro unboxing della Mindful Box, che è questa scatola di prodotti in abbonamento, quindi ti mandano una scatola con dei prodotti a sorpresa che contiene appunto prodotti per la spiritualità, l'esoterismo, come ad esempio cristalli, amuleti, robe del genere. Ho già fatto un video precedente in cui facevo lo spiegone dove spiegavo. Oggi mi ripeto quelle parole, in cui spiegavo, illustravo cosa significa Mindful Box, la storia, eccetera, eccetera. Non so rifarlo qui e voglio andare subito nel vivo dell'unboxing. Faccio due disclaimer, sono leggermente sottotono, per cui se non so, simpaticissima come al solito, e qui secondo me un po' di persone chiudono il video e dicono sì, vabbè, è per quello. Poi volevo aggiungere la mia palla, volevo accendere la mia palla colorata qua dietro, ma ce l'ho da 2 settimane e credo si sia già rotta perché non si sta accendendo. Che vita difficile. Comunque, entriamo subito nel vivo dell'unboxing. Allora, la tematica di questa box è la seguente. Ovvero, appunto, il perdono. In questo caso c'è questa card dove ci sono queste due signorine che si abbracciano e dice: il perdono mi fa sentire leggero e libero, e sono assolutamente d'accordo. La questione del perdono è qualcosa su cui mi sono interrogata molto e mi sto interrogando molto perché mi sto interessando anche alla questione del karma familiare, su cui magari farò un video se quando sarò un pochino più skillata sull'argomento. E uno dei metodi per cui si può interrompere un karma familiare negativo è quello del perdono, solo che perdonare è tanto difficile. Non riusciamo a perdonare chi ci fa dei torti stupidi come passarci di fronte al supermercato, nella fila del supermercato, perché ho ancora la lista mentale di tutte le persone che hanno osato farlo. Figuriamoci perdonare chi ci ha fatto un torto maggiore, però perdonare ci libera, ci rende, smettiamo di essere schiavi della situazione, della persona, di ciò che è successo. Quindi secondo me è una skill, è qualcosa su cui dovremmo lavorare tutti molto di più. È facile? No, però dovremmo farlo, sì. Comunque, a parte questa mia pubblicità progresso sul perdono, entriamo nel vivo appunto dell'unboxing. Dunque, come al solito, c'è questo opuscolo in cui ti spiegano i prodotti. E qui c'è anche una citazione di una tale Mary Lou Retton che dice: l'ottimismo è una calamita della felicità. Se resti positivo, buone cose e buone persone saranno attratte da te. Che, tenendo presente che in questo periodo sono più o meno appunto allegra e positiva come una specie di fusione tra Marco Masini e Giacomo Leopardi, devo dire che questa frase parla molto a me. Comunque, per presentare i prodotti utilizzerò l'opuscolo perché voglio essere più precisa e non ho studiato adeguatamente, quindi iniziamo subito. Allora, il prodotto 1 è questo cristallo del cerchio di agata rossa, che è un bellissimo cerchio tondo, di una pietra a cerchio di agata rossa. Non so se dalla telecamera si vede, ma questo bel colore che mi ricorda un po' il brandy, e qui è abbastanza sfumato, e lo trovo elegante. E qui dice: nei tempi antichi le forze dei quattro elementi erano considerate come alcune delle forze più potenti dell'universo. Le agate erano giustamente legate all'elemento della terra. Vabbè, le agate sono pietre di bilanciamento universale, delle energie delicate, sono ottime per la protezione e sono adatte alla protezione dei bambini. Quindi, persone con bambini, mettetegli qualcosa con l'agata rossa da qualche parte. Poi, servono per aumentare il vostro coraggio, come la creatività, e potenziano l'energia quando ce n'è bisogno e sono magari richiesti degli sforzi aggiuntivi per delle situazioni difficili. Quindi penso che mi farò un'armatura di agata rossa. Sì, ti consigliano di stringerla e visualizzare le proprie intenzioni. Poi, prodotto numero 2, abbiamo questo braccialetto di allora, bracciale protettivo con occhio di tigre. È molto liscio ed è molto fresco. E qui dice: l'occhio di tigre è un talismano molto antico, misterioso e potente. Veniva portato come amuleto contro le maledizioni, malanni, dà coraggio, fiducia in se stessi e forza di volontà. Cambia la vostra prospettiva in modo che possiate ottenere una comprensione più profonda di voi stessi. C'è un nuovo hobby che vorreste provare? Una soluzione ad un problema che non è considerato? Sì.
L'occhio di tigre si collega al chakra del plesso solare per radicarvi nel potere di cui avete bisogno per ispirarvi a trovare il coraggio di perseguire queste imprese. Sono amplificatori di energia e aumentano l'energia di qualsiasi altro cristallo con cui lo utilizzate. Sì, anche come ho già detto per l'agata rossa, probabilmente mi devo fare anche un'altra armatura di occhio di tigre o mi farò una corona come quella della regina di occhio di tigre. Poi c'è un altro prodotto che trovo simpatico. Che sono queste calze, sono delle calze e le chiamano i calzini mandala. Praticamente la parola mandala deriva e significa cerchio. Qui, scusate, mi sta suonando la sveglia. Dicevo, la parola mandala significa in sanscrito cerchio e il mandala dovrebbe essere un disegno capace di attrarre la mente in modo tale che i pensieri irritanti non possano passare e un'essenza spirituale avvolga l'individuo, questa è la mandala, e in qualche modo è come se ti dovessi ipnotizzare. Questo permette alla mente occupata di prendersi una pausa mentre la mente creativa può correre libera. Ora, questi calzini sono super carini e super graziosi. Io ho una sleppa di piede che è lunghissimo, malgrado non sia alta, quindi questi calzini non so se mi staranno e non voglio nemmeno sfondarli perché poi mi crescono le unghie facilmente e buco qualunque calza del mondo. Per cui magari li terrò per osservarli, cadere in trance e iniziare ad essere creativa e pensare a nuovi metodi per scappare in Australia senza essere più trovata e non dover più pagare le tasse. Fisco, sto scherzando. Va bene, glielo concedo. Poi, altro prodotto è questo olio essenziale alla Rain Song, cioè alla Rain Song, che si chiama Rain Song. Rain Song vuol dire canzone della pioggia, e si chiama proprio Rain Song. E qui dice, allora, miscela di fiori di loto. Questo olio essenziale floreale è altamente spirituale, dato il simbolo che il loto riveste delle antiche pratiche indù buddiste. Incarna una riflessione spirituale, la meditazione e la tranquillità. Quando un individuo inala il profumo dell'olio essenziale di loto, si è quasi sempre costretto a fare un respiro profondo. Questo facilita la produzione di un'esperienza calmante e rilassante. Infatti, è considerato come un tonico naturale che migliora le funzioni generali del corpo. Non ho ancora aperto, magari inizierò ad annusarlo e a sniffarlo come alcuni sniffano la colla, sperando che mi calmi e mi rilassi. E se non si nota, è un periodo in cui sono un po' schizzata. Poi abbiamo ancora due prodotti, e questi due prodotti sono due collane. Lascio la collana più caratteristica per ultima e passo a quest'altra. Quest'altra che sto per aprire è collana volta di quarzo chiaro grezzo. Ed è una, beh, adesso si è un po' stavo usando il termine tecnico sminchiata, ma volevo dire avvolta, appunto, intorcigliata. Comunque, è questa collana di quarzo chiaro. E praticamente il quarzo chiaro, qui dice, è una rockstar tra cristalli, praticamente il quinto componente dei Maneskin. Non c'è cristallo migliore per manifestare la realtà, programmare le intenzioni o amplificare le energie di una perizia di quarzo chiaro. Guaritore universale, si collega a tutti i chakra per fornire equilibrio e armonia. La sua capacità di essere programmato per la manifestazione è diversa da qualsiasi altro cristallo. Tutte queste parole al troppe R, capite che faccio fatica. Comunque, il quarzo chiaro purificherà e rienergizzerà il vostro campo chakrico in modo che la vostra mente, il vostro nucleo e la vostra base lavorino tutti in armonia al loro massimo potenziale. Potete portarlo con voi, meditare, coricarvi con lui sul vostro corpo, nel vostro spazio, praticamente come un ossetto di pezzo. Siediti con calma, tieni la tua pietra tra le mani, respira e senti l'energia che riempie il tuo corpo. Lo utilizzerò la prossima volta che proverò a meditare. Io provo ogni tanto, poi smetto, poi riprovo, poi smetto, però è molto carina nel suo essere, anche molto semplice, perché questa è una collana molto semplice. Invece non è una collana molto semplice l'ultimo prodotto che vi mostro. Come potete vedere, questa che ha questa pietra di un colore che secondo me è stupendo, è una collana ed è una collana abbastanza sobria, voglio dire, non si nota assolutamente un pietrozzo del genere al collo. Praticamente si indossa, io tra l'altro ho il testone, si indossa così. E praticamente questa è molto indicata secondo me per questo periodo storico mio personale, ma secondo me di tante persone al mondo. Ed è collana con spicchio di Agata. Hai bisogno di iniezioni di emozioni? L'amore è la medicina per curare il mondo e questo cristallo può aiutarci a tornare al nostro stato naturale di gioia senza drogarci.
La proprietà dell'agata blu, le proprietà dell'agata blu sono legate al chakra del cuore che ci aiuta a guarire aprendo i nostri canali energetici al lavoro incondizionato per lenire il dolore e la confusione che viene con la condizione umana. Perché nascere umani invece di nascere gatti o nascere canguri è una fregatura, perché i gatti e i canguri non hanno tutte le paturnie mentali che abbiamo noi uomini. L'agata può aiutarvi se vi trovate in una situazione in cui trovate difficile perdonare qualcuno, e qui torniamo al discorso del perdono, per il dolore causato, la disperazione o l'amarezza in qualche complicata relazione amorosa o familiare. Questa pietra può aiutarvi a trovare il coraggio necessario per perdonare e dimenticare. Indossa l'agata se ti senti frenato, sotto pressione o confinato nei tuoi obblighi correnti. Allora, probabilmente l'ho messa adesso e non la toglierò mai più fino a quando la porterò sul mio letto di morte, perché secondo quello che dice è molto pertinente. Ora, i prodotti di questa box del mese sono finiti e mi piacciono tutti molto. La box, come avevo detto, costa 44-45 euro. Ora io non ho, non so se sia un po' overpriced, costi un po' troppo o se il prezzo sia corretto, però ritengo che i prodotti siano di buona qualità. Mi piace perché sono anche rifiniti bene, non sono magari quelle scrauserie. Lo dico perché mi è capitato in passato di ordinare delle pietre, dei bracciali, delle collane con delle pietre, e di essere tristemente e mestamente truffata perché mi avevano rifilato una sola in cui le pietre non erano quello che dovevano essere, ma erano tipo pietre scrause dipinte come piet le pietre che avevo in realtà ordinato, che costano molto di più quelle vere. E quindi sono ancora segnata questa cosa, come è successa tipo 2 anni fa, in cui venni mestamente truffata. Quindi ovviamente era un sito che vendeva le cose a prezzo piuttosto basso, quindi diciamo che a volte le cose che costano troppo poco possono essere una fregatura. Comunque mi piace questa box. Adesso nei prossimi mesi o comunque per ottobre faccio un attimo di stop perché le finanze me lo impongono, però ne comprerò altre perché mi piace, ripeto, l'ho già detto, mi piacciono, trovo che siano di qualità e poi mi diverte ricevere delle chicche come questa sobrissima collana e che non si nota, e poterle indossare. Io tra l'altro sto facendo una specie di altare in cui questo genere di cose le attacco al muro, faccio, metto il chiodo e le attacco al muro, e può darsi che lo faccia anche con questa, anche se questa forse me la potrei portare in giro per qualche serata, per qualche serata no, però per qualche uscita. Comunque, grazie per l'attenzione. So che questo è un argomento di cui si parla poco perché io non ho trovato altri video di questa box in italiano. Sarò la pioniera? Boh, può essere. Comunque, grazie per l'attenzione e fatemi sapere se vi interessano questi argomenti, se avete mai provato questa box e peace and love.